Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike al 5% di sconto. Link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shosha, siamo tornati con FIFA 21. Oggi però è il nostro giorno, sono usciti i tots della Serie A. Cristiano Ronaldo, Luca Cone, il presidente che sì, lo zaino, e oggi o mai più. E guardate qualcosa di strano. Io oggi farò di tutto per triggerare FIFA. Apriamo questi rubinetti, scopriamo se oggi saranno aperti. Non solo, perché vi mostrerò anche quello che ho trovato nei tots della Bundesliga, che erano iniziati male e sono finiti benissimo. Ma soprattutto voglio fare con voi una cosa che non faccio mai. Però, visto che questa è la Serie A e visto che me l'avete chiesto in tanti, vi dico un po' la mia sulle carte che sono uscite. Perché sto guardando di qua, ce ne sono alcuni che sono veramente incredibili. Ovviamente voi state tutti guardando su Cristiano Ronaldo 98. Non cambia moltissimo rispetto al mio Dodian. Tra il mio e questo, sinceramente, cambia solamente la carta. In game penso che siano praticamente uguali. Lukaku mi piace tantissimo. E se fate la comparazione tra la carta di Ronaldo e la carta di Lukaku, cioè praticamente stanno lì, ragazzi. Velocità uguale. Sì, no, 99 tiro Ronaldo, 97 Lukaku. Però in game stiamo lì. Stesso passaggio, pure il dribbling sta lì. Capiamo se l'equilibrio e l'agilità, soprattutto di Lukaku, come saranno, non li ho ancora visti. E c'ha più fisico. Non lo so, ditemi voi che ne pensate, eh. Ciro Mertens, non so che cosa ha fatto per meritarsi il Tots. È una bella carta, chiaramente. Insigne non mi convince tantissimo, raga. Il Toro Martinez invece mi ingolosisce. Così come che sì è una bestia, il presidente. Solitamente però, quando escono ste carte, c'hanno sempre qualche parametro che incula, quindi De Paul c'ha una carta alla Maison Mount. Diciamo che è una carta forte economica. Oh, vi ricordo che quello che dico io è in base a come gioco io e ai giocatori che ho, perché è chiaro che, cioè, è una bella carta se avete una squadra normale. A Muriel sembra Ronaldo il fenomeno, cioè, è un po' da capire, in game come farà, però. Oh, i difensori puzzano tutti, tranne uno. Dio Hernandez è qualcosa di devastante. Cioè, raga, guardate che carta Dio. Cosa che io non farò mai, però lo metti difensore centrale, questo non passa manco l'acqua. Cioè, capite? Se piove, te ripara. Cioè, è una cosa assurda. Portiere, raga, potrebbe essere pure 99. Quadrato non mi convince, perché difesa e fisico è poco per un terzino. E poi ci sono quelli che troveremo noi: De Vrij, Romero, Skriniar, Berardi. È il momento! Non cazzeggiamo. Primo. Oh sì. Mamma mia. Per favore, per favore. No, è della Champions League. Se già inizi scammando, ma se inizi già scammando, io pure me devo sta zitto oggi, forse è meglio che sto zitto. Vabbè, però il colore è giusto. Ok? Niente, vediamo almeno se è buono la nazionalità. Ah, Pierre-Emerick. Andiamo veloci, ragazzi, qua finiscono subito. No, Lazzari. No, Davis. Crick, crick, crick. Vai. E niente, di nuovo. Pure un'iconcina, signori. No, no, no. David Silva della Lazio. Tre pacchetti, due scam. Dobbiamo concentrarci sulle cose positive, che non dirò. Ti stavo a dire, perché su tre pacchetti, tre walkout. Manco, manco, manco. La barretta, 81. No, aspetta, ragazzi. Non può uscirmi meno dell'82, oh. Manco 82. No, lo sa, allora lo sa, che c'ho la maglietta di PES, lo sa per forza. Non ho parole, non tengo parablas, Oh. Oh no, non ci posso credere, raga, non ci posso credere, guarda, veramente, non ci posso credere. Su! Oh, aspetta, forse adesso, dai, olandese, DC, De Vrij, no! Il traditore maledetto. No, vabbè, raga. No, il fango mi ha dato. Il fango. Sto fango te deverai 180.000. Ah, allo scoccare dei 100 euro mi hai dato De Vrij. Cioè, proprio a dirmi, vabbè, dai, te lo do perché mi fai pena. Oh, 78 Pavlidis. Hakimi di nuovo, niente. Io comunque vorrei sapere chi sono i geni che hanno scelto i Tots. So che a tanti piace questa squadra, eh. Niente. Non lo so, Spagna, inglese, ATD, ovvio. Regain, è il tuo momento.
dimostra che sei un gioco serio. Sì, è FIFA. Spagna, va bene. Però me la so cercata. No, oggi non mi posso lamentare. Devo fare la macumba. No, c'ho le spie della eSports. Allora, ragazzi, se ne sono andati via 200 euro. Me l'hai dato, dammene un altro. Su. Oh, non ci posso credere, veramente. Cioè, scandaloso. Manco walkout, ragazzi. Manco il walkout. Ma io che devo fare? Cosa devo fare? Vai, Douglas Costa. Buono. Ci devo credere un po' di più. No, non ci posso credere invece, ragazzi. Non è così. Spagna, vabbè. COC, Isco. No, della Lazio, Luis Alberto. Oh, FIFA, ma non è possibile. Dai, almeno in walkout dalli, oh. Guarda che è una maglietta qualsiasi, FIFA. Vedi? Tanto è puzzolente. Vabbè, almeno me l'ha dato. Germanico, portiere. Vabbè, buono. Oh sì? Oh, è dallo blu, te prego. No. Crick. Dai che non vedo blu da una vita. Oh, non me scamma. Ok. No, Skriniar, vabbè, dai. Che poi Skriniar e De Vrij hanno la stessa velocità, la carta base con De Vrij. Questo 76, quello 83. Questo 89, quello 92, quant'è? No, Skriniar, no, dai. Skriniar fa vomitare. Non nella realtà, come carta. Skriniar, quanto vale? 50? Manco 50. Vabbè, l'ho trovato adesso, lo troverò tutta la settimana, come al solito. Bene, ragazzi, due trovati, due difensori centrali, due schifosi. Berardi. Oh? Predict? Attento! Italia! Ma io, raga, vengo... Vengo dal futuro, non è possibile! Vengo dal futuro! Non che ci volesse tantissimo, eh! Non che è una busta de fave! Toz garantito, Berardi. Vali almeno più di quello, di quella... Mamma mia, 35! Ma no! Dopo lo scam c'è CR7 qua, ragazzi. CR7, forza! Toz portoghese, CR7. Oh! 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 Fermi! Ah, ok. Spagna. Ma quanto scam nello stesso pacchetto? Blue Champions League Spagna. Ma vai a cacare. Meno buono. Belgio. CoC. KDB. KDB 91. Vabbè. Va bene, dai. Coi crediti. Da pazzo curioso scannato proprio. Wort. Forza Wort. Coi crediti, raga. Argentino. DC Romero. Manco la foto gli hanno messo a Romero. Guarda quanto sei brutto. Manco male, cioè paradossalmente come DC meglio Romero che Skriniar. Oh, coi crediti? Non ci sono rientrato mai, perché voglio dire, quanto costa Romero? A meno che non costa 100k. Forse sì. Però è un rischio che non. Ma sto Pippo Caicedo! Se fossi matto, e non lo sono, mi metterei a fare sta roba, ragazzi. E ci facciamo un'ultima weekend league con Pippo Caicedo là davanti. Ma che bellezza. Ah, Seferovic del Benfica. Che direi ben sfiga a sto punto. Ben sfiga. Prima di vedere se domani avranno aperto i rubinetti, voglio mostrarvi che cosa ho trovato con la Bundes. Per sbaglio ho aperto uno dei pacchetti della weekend league quando ho fatto fuori classe. È uscito Allison, quindi è andata pure piuttosto bene. Ma mi è partito il dito, poi il resto è morale saie, quindi puzzolenti. Primo pick, Bundesliga 85 più, Baku e Andre Silva. Vabbè, dici, capirai. Però, vabbè, intanto non ho trovato i 2 su 3. Raga, so io. Quindi qui presi Baku. Sì, mi sa gli 83 e... Oh, ancora Dots, Hummels. Ovviamente non scambiabile. Ho detto vabbè, Hummels, ci posso stare. Quella a cui non posso stare, ragazzi, il Toz garantito. Tedesco, DC, Hummels. Quando tutto sembrava perduto, qua devo dire che mi è andata bene. Tedesco, CDC del Bayern Monaco. Io qua già mi stavo pronto a farmi...
vero, me lo faccio lo stesso, ma con Joshua Kimmich. Certo, raga, poteva essere un 95 essere Goretzka. Però Kimmich, insomma, me lo tengo. Poi Joshua torna da Mister Spettacolo. Ho goduto con Lacroix. Bel gioco. Anche perché lo volevo provare. Sembra buggatissimo, piace a tutti. Insomma, ragazzi, tutte ste sculate mi hanno dato modo di crearmi questa squadra. I vari Hummels l'ho utilizzati per farmi Babu e Tapsoba, che cacchio di carta è Tapsoba? Però pure Babu. Quindi in questa Weekend League proverò questa squadra tedesca. Ho dovuto panchinare Brunello per far spazio a Kimmich, ma giusto per provarlo, ragazzi, per provarlo. Potrei giocare anche così con Waman, però non lo so, ragazzi. C'è qualcosa che non mi convince in sto giocatore. Magari troviamo qualcuno fortissimo della Serie A e lo mettiamo in campo, dai. Oh, oggi, signori di FIFA, c'ho la maglietta giusta, eh? So, questi e basta, ragazzi. Questi e basta. Sì? Aspetta. Sì? Brasile? ES? Chi c'è? Ah, Ottavio, infatti, raga, non lo volevo dire. Però comunque è uno dei più buoni questo Ottavio, eh. Non volevo dire, ci stanno quelli della Liga Nossa portoghesi. Che famo? Non l'ho detto, fortunatamente non l'ho detto, ma cioè. Oh, FIFA. Kratos, raga, Kratos in a pack. Tra l'altro pure un bel pacchetto questo, eh. Oggi c'ho FIFA rallentatore. Su! Facci fare l'urletto. L'urletto quello bestemmioso. No, niente. Aspetta. Walkout if. Che dire chi è? Ah beh, dello Young Boys. Ah, allora sì. Fashnacht. Ragazzi, io ci provo ad andare veloce, ma è impossibile. Niente, che devo fare? Niente. Qua serve la carrucola per mandare veloce FIFA, dai. Secondo me perché la gente ha capito che non droppa. Oh, aspetta, te lo dico io se non droppa. Tanto ragazzi, non mi frega. Che tale, questo è Paligna. Come si chiama questo? Paligna. Proprio il più scandaloso di tutti. Ragazzi, se vedo portoghese Dots, non mi emoziono. Lo so che lo scam sta lì. 100 euro se ne sono andati via con questo pacchetto. Sì, aspetta. Sì. Argentino. DC Romero di nuovo. Ah no, no, Otamendi. Che sbleffo. Oddio, no, Otamendi, no. L'ho trovato pure nel pacchetto quello garantito. E voi direte, perché l'hai aperto il pacchetto garantito? Vabbè, ho detto magari. Meglio trovarli che non trovarli, chiaramente. Ha una iconcina. Francia, ATT. No, AT, Griezmann. Ancora Benzema, carino. Oddio, arancione, che succede? Fammi vedere un attimo. Sarà una busta di fave clamorosa. Ah, della Lokomotiv Mosca. Smolov. 81 Smolov. Ti prego, no, di nuovo. Guarda, sembra Smolov di nuovo in carne. Sì, vabbè, ma ucraini, russi, ma che me ne fotte? Shaparenko. Ma sono pacchetti questi, signor FIFA? Sono un pazzo. Ah, vai! È l'ultimo! Ah, guarda del lag, è tutto! 200.000 crediti così! Vabbè, però allora vaffanculo, eh!